Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951. E delle cose che dico, io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Se avete seguito i miei annunci precedenti, già sapete che oggi dobbiamo andare un poco indietro nel tempo. Un poco, parecchio indietro. Perché? Dovete sapere che la sindachessa, la moglie del sindaco, mi ha querelato. Perché? Perché ho detto che era indagata per truffa e falso ai danni dell'INPS e se l'è cavata con la prescrizione. Dove sarebbe l'ingiuria, l'offesa, il fatto falso che ho attribuito a una povera persona innocente, non lo so. Però la cosa più bella è che questa querela, io mi difenderò, sapete, mo, cioè, il problema mio è quello che ho troppi avvocati, non quelli che mi mancano gli avvocati, però mi ha fatto venire in mente quando è scoppiato lo scandalo dell'INPS. E allora, per conto vostro, sono andato a fare una ricerca e ho trovato la conferenza stampa che fece la procura di Foggia quando indagò 17 avvocati, 16 più la Tarandino, che è quel che ci interessa a noi, gli altri 16 interessano forse a qualche amico di Ascoli Satriano, perché c'è in mezzo un ex sindaco di Ascoli Satriano, interessano qualcuno dell'Abate, San Ferdinando, Trinitapoli, perché ce ne sono avvocati di quella zona, ma a noi di questi non ce ne frega niente. A noi la rilevanza di questa notizia è che l'avvocatessa Tarandino, moglie di Bonito, rappresentante luminoso della legalità nel mondo, la legalità, io, la legalità sono io, la luce. Bene, la moglie della luce, come si chiama? Lucessa? È una di questi 17 avvocati. E adesso vi faccio sentire, non dalla voce mia, ma vedete quanto il Padre Eterno è grande, gira, 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 arriviamo da chi ve la faccio descrivere la condotta di questi 16 più la Tarandino, 17 avvocati, ve la faccio descrivere da Ludovico Vaccari, che all'epoca non era ancora procuratore capo. Infatti vedrete nelle immagini quel signore un po' più anziano è il procuratore Russo. Il suo intervento l'ho risparmiato perché convenevoli, grazie a Tezzi, grazie a Cai, grazie a Sembronia, grazie Graziella. Ma è interessante quello che dice Vaccaro e tenete sempre a mente che parla di Tarandino, degli altri avvocati e di Tarandino insieme con gli altri avvocati. La parola a Ludovico Vaccaro.
Cercherò di dirvi un po' come è stato lo sviluppo di questa inchiesta, tra l'altro lunga perché comunque è partita a metà del 2010 e siamo arrivati all'inizio del 2012. Nasce dalla constatazione di un fenomeno che poi aveva avuto una segnalazione ufficiale da parte del Consiglio Giudiziario, cioè la presenza di un numero che lo stesso Consiglio Giudiziario definiva non enorme, abnorme, di procedimenti previdenziali presso la sezione lavoro. Si è arrivati a toccare la soglia di a superare i 110.000 ricorsi previdenziali pendenti, e in sede di commissione flussi che si è occupato di questo fenomeno, il Consiglio Giudiziario rilevò che era un numero assolutamente spropositato. Tra l'altro si aveva un incremento annuo, ho qui dei dati ufficiali, ancora nel 2008 vennero iscritti 30.000 procedimenti, nel 2009 31.000 errotti, nel primo semestre del 2010 15.000. Questo era, capite bene, 30.000 all'anno sono, tenuto conto delle dosi, 3.000 al mese circa, quindi come ha detto il procuratore, più di 100 al giorno, c'erano giorni in cui ne arrivavano 150 di procedimenti da iscriversi. Capite bene come un numero assolutamente impensabile rispetto sia alla dimensione del territorio che all'entità della popolazione. E le prime denunce dell'INPS che riscontrava che in una serie di questi ricorsi aveva individuato o la documentazione falsa o il fenomeno delle liti spendenze o quello dei mandati falsi. Questi sono stati un po' i tre filoni, cioè ricorsi presentati o con documentazione a sostegno non corrispondente a quella che invece c'era presso gli uffici pubblici, con cui si sostanzialmente si vantavano mansioni diverse e superiori e quindi si richiedeva la riliquidazione delle indennità di disoccupazione, o mandati, su questo punto poi si soffermerà la collega Gravina, falsi. Poi scopriremo che molti casi erano di persone decedute prima della presentazione del ricorso. Poi la collega vi darà anche i dati sul numero delle persone decedute e anche in alcuni casi anni prima rispetto alla presentazione del ricorso. L'altro fenomeno è quello della litispendenza, cioè pensate che noi abbiamo come casi accertati oltre 7.000 oggetto degli accertamenti. Come vi ha detto già il procuratore, le dimensioni del fenomeno, oltre che diciamo, paralizzare l'attività della sezione lavoro, rischiamo di paralizzare anche quella della procura, cioè a un certo punto abbiamo dovuto fare una scelta di esame a campione. Sono stati presi circa 13.000 procedimenti, naturalmente non è che potevano essere esaminati tutti. E qui litispendenza si intende che è una stessa causa, cioè relativa alla stessa persona, relativa allo stesso anno, alla stessa indennità, è stata presentata più volte. E quando dico più volte, in alcuni casi 3, 4, 5 volte lo stesso ricorso, talvolta da parte dello stesso avvocato. Quindi insomma è come se io, se venisse da me un cliente, io la stessa causa la presento più volte. Ovviamente poi in alcuni di questi casi più volte sono arrivata a transazione per la stessa causa, riuscendo ad ottenere dall'INPS, tratto in inganno anche per il numero abnorme di procedimenti che non consentiva un controllo, prendevo più volte le stesse spese legali. E infatti i casi di imputazione fanno riferimento proprio a questo, cioè aver tratto l'inganno l'INPS e aver ottenuto, in ipotesi di processi già definiti con un'altra conciliazione o con una sentenza, si arrivava a ottenere in via di conciliazione con l'INPS, perché l'INPS pensava di riconoscere una pretesa fondata che invece era stata già oggetto di un precedente ricorso, e addiveniva ad una transazione, ad una conciliazione, pagando sia la pretesa del ricorrente, e qui vi dirà poi la collega Gravina quanto sapeva il ricorrente effettivamente di aver presentato questo ricorso, e soprattutto il pagamento delle spese legali. Questi alcuni che in via generale alcuni di loro ammisero che in realtà le firme non venivano prese da loro come dovrebbe essere, l'avvocato autentica una firma, invece questo non avveniva, cioè normalmente avviene che l'avvocato riceve nel suo studio la persona, la identifica e quindi autentica la firma, invece veniva demandata ad altri, in particolare ai patronati. Poi ci sono stati anche alcuni, cioè,
dati che possono essere significativi, cioè tipo l'avvocato diceva no, ma io ricevevo queste pratiche dal patronato, le passavo alla mia segretaria, neanche le vedevo, che retribuivo con un euro a ricorso, salvo poi apprendere, come vi ha detto il procuratore, 300 se non di più euro per ogni ricorso. Altri hanno sempre ribadito questa impostazione assolutamente rutinaria di quelle che invece sono delle cause, che tra l'altro rendevano molto. Io a un certo punto ho pensato, proprio hanno ritenuto l'Ips la gallina dalle uova d'oro, perché sfornava, poi vi racconto, liquidazioni di spese legali. E un altro degli indagati in sede di interrogatori ha detto, io quando ricevevo queste pratiche ho calcolato che ci mettevo un minuto al ricorso. Ecco perché poi si sono avuti fenomeni di migliaia di cause da parte di questi autori, i quali peraltro, messi di fronte alle loro responsabilità, in particolare gli sconoscimenti di firma, hanno rinunciato nella prima fase. Quattro degli indagati rinunciarono a oltre 11.000 ricorsi, circa 8 milioni di spese legali nel 2010, 5 milioni e rotti nel 2009, 5 milioni e mezzo, ma insomma questi poi l'INPS potrà fornirveli in maniera più precisa. Ora, Avete sentito? Non parliamo di fesserie, qua parliamo di milioni di euro, pensate che là, non lo vedrete perché io per brevità ve lo sto riassumendo, c'era persino il direttore regionale dell'INPS, quello che poi ha fatto un'altra denuncia contro la Tarandino, che sta imputata a Lecce perché aveva presentato 1.300 correzioni di errore materiale. Decreti fatti dal giudice, lei si rivolge a un altro giudice, sembra onorario, molto amica sua, e questo gli fa 1.300 correzioni, altri milioni di euro a favore dell'avvocato Tarandino, che mo facesse un'altra querela. Così poi nel processo che andiamo a fare chiederemo al Tribunale di Lecce di farci sapere che fine ha fatto sto processo. Ma non ci disperdiamo, avete sentito che ha detto Vaccar milioni di euro? Ma ora vi faccio sentire alcune cose anche dette da un altro pubblico ministero all'epoca incaricata di questa indagine, la dottoressa Gravina. Ecco che cosa raccontò la dottoressa Gravina a proposito di Tarandino, Angioletta e dei suoi co-indagati. Buona parte dell'indagine si è concentrata proprio sull'esame delle autentiche, delle firme apposte in calce ai mandati presenti sui ricorsi esaminati. Perché? Perché sin dal principio era parso evidente che c'erano per esempio dei casi di mandati e quindi di firme presentati dagli stessi ricorrenti che i topoli apparivano nettamente difformi. E quindi si è cercato appunto di approfondire questo aspetto, come? Chiamando chiaramente, sentendo a sommare informazioni proprio i lavoratori che risultavano quali ricorrenti. Oltre 200 lavoratori hanno, ripeto, il dato è sempre riferito al campione che abbiamo esaminato, sul campione esaminato oltre 200 lavoratori hanno riferito, nel momento in cui si faceva loro visionare la firma posta in calce al mandato, che la firma non era assolutamente la propria. Tra l'altro, ripeto, questo appariva anche evidente perché i documenti poi allegati presentavano firme ancora differenti. E non soltanto appunto riferivano di che la firma non era propria, ma quasi la totalità ha riferito di non aver mai presentato ricorsi all'INPS, di non conoscere l'avvocato che poi risultava essere colui che patrocinava la causa e di non essere mai stati presso il suo studio. Molti altri, e questi chiaramente non hanno formato poi oggetto di contestazione, hanno dichiarato che la firma era la propria, perché che cosa accadeva? Accadeva che spesso e volentieri firmassero dei fogli in bianco, però poi non erano mai stati avvisati del fatto che
che era stato presentato un ricorso, che quel ricorso avesse avuto un esito, quindi il fenomeno appunto avviene nella sua globale. Poi sono stati scontati anche dei casi di ricorsi relativi a soggetti inesistenti, quindi codice fiscale non corrispondente a nessun soggetto esistente. In particolare uno di questi ricordo che è stato anche oggetto di transazione da parte dell'INPS. Ancora i mandati, perché sono stati appunto riconosciuti falsi? Non soltanto perché c'è stato il disconoscimento, ma anche perché è stato riscontrato che in moltissimi casi, oltre 150, i ricorrenti risultavano deceduti addirittura 4, 5 o 6 anni prima rispetto alla data di presentazione del ricorso. Questo chiaramente ha indotto appunto a dubitare sull'autenticità del ricorso e non potendo chiaramente escutere a sommare informazioni i soggetti, si è proceduto a effettuare una perizia grafologica raccogliendo documenti di comparazione appunto che potessero servire da raffronto per il perito, che ha nella quasi totalità dei casi affermato appunto che le firme non erano assolutamente autografe. In questi casi è accaduto che la spese presentasse anche la voce di consultazione con il cliente. Vi è chiaro tutto? Se vogliamo parlare seriamente, milioni di euro, a danno di chi? A danno dei lavoratori. Dire questa cosa è diffamare una persona, cioè nel concetto di sua luminosità bollita, chi fa una truffa, arreca danni di milioni di euro, deve godere e gode della prescrizione, se ne esce fritto e franco. Il povero Franco che dice: vedi che tu stavi indagata, vedi che stavi imputata, vedi che sei stata processata, vedi che non sei stata condannata solo perché in Italia la giustizia non funziona, è passato tanto di quel tempo. Pensate, quando mi fanno le querele a me, c'è un procuratore della Repubblica a Foggia che fa in modo che un mese dopo arrivino a dibattimento, the course. Invece processi di milioni di euro sono andati con alle calende greche, con i tempi lentissimi. Ebbene, quelli che hanno fregato milioni di euro all'INPS se ne devono uscire fritti e franchi. Chi si permette di ricordare che c'è stata questa truffa invece viene querelato. Allora, scusatemi, io, e ve lo dico, e così ci salutiamo, sono onorato di essere stato querelato da Angela Tarantino. Onoratissimo. Mi ha querelato pure Gerardo Biancofiore. Un'altra medaglia sul mio petto e ci vediamo in tribunale con Gerardo Biancofiore, dove ci siamo già visti in tribunale, dove lui è imputato per aver portato dei soldi al sindaco che l'ha denunziato. E quindi la legalità è rappresentata da chi nel patrimonio familiare ha goduto dei milioni di euro dell'INPS, mentre i mafiosi sono quelli che hanno denunciato chi portava o tentava di portare le mazzette al sindaco. Il mondo alla mercy. Un chiedevole, state da buon.